Questa è una Renault Zoe elettrica con un'autonomia di 263 km giornalieri. Ci permette di recapitare la posta in zone a traffico limitato. L'abitacolo, come potete vedere, è molto spazioso. Qui abbiamo il tasto di accensione della macchina con un display molto luminoso, con cui abbiamo anche il livello di batteria di autonomia giornaliera. Cambio automatico, con in avanti abbiamo la retro, inserita la retro, con una spinta indietro. Mettiamo la marcia per andare avanti. La D ci segnala una marcia molto veloce. Con la B abbiamo un andamento più adeguato, quindi abbiamo un consumo inferiore di batteria. Qui abbiamo un dispositivo che ci permette, in caso di emergenza, di segnalare la nostra posizione e manda l'SOS in centrale, così possono arrivare i soccorsi. Bagagliaio molto capiente, abbiamo due ripiani con cui possiamo inserire quattro cassette e in più questo vano aperto per posizionare tutti i pezzi, tutti i pacchi che portiamo giornalmente per il recapito. Una volta terminata la gita di recapito, mettiamo in carica la macchina. Qui abbiamo il tasto che ci apre uno sportellino davanti. Sportello aperto, abbiamo due sportelli, uno e due di sicurezza, il cavo della ricarica, lo inseriamo, questa luce gialla ci dice che la macchina è in carica.